Com'è andato lo shopping durante le festività natalizie e l'avvio dei saldi? Per quanto riguarda i saldi, noi non siamo soggetti a queste usanze perché la gioielleria non passa di moda. Per quanto riguarda il Natale, ovviamente per noi è sempre il momento più importante dell'anno, però quest'anno c'è stata una piccola flessione. In particolare, mi ha fatto molto stacco vedere che al Cuore Adriatico abbiamo un altro punto vendita. Praticamente abbiamo fatto un 10% in meno rispetto all'anno scorso, però facendo più scontrini. Quindi vuol dire che la gente ha comprato di più come quantità, ma spendendo meno. E secondo me questo è un segnale abbastanza preoccupante in generale per la società che viviamo. Da un punto invece di vista di appetibilità di Civitanova per il commercio, su Secondo me è questo. sempre più forte Civitanova. Legata secondo me principalmente alla viabilità, quindi l'autostrada che ci lega da nord a sud e la superstrada che ci lega ormai fino all'Umbria e a Roma in poco tempo, ci permette di far confluire qui tantissime persone. Ecco, il problema è quello di risolvere magari il discorso della rotatoria in fondo alla superstrada, perché se arriva la gente e poi perde mezz'ora o tre quarti d'ora per andare dove deve, non risolviamo niente. Però sicuramente la viabilità è stata una grandissima cosa a nostro vantaggio, e l'altra è che comunque sia i locali, i ristoranti, cioè una città dinamica, piena di vita, piena di opportunità, e comunque sia ancora a misura d'uomo, quindi questo ormai direi che al giorno d'oggi è la città sicuramente più importante a livello commerciale e non solo per le Marche. Gommalacca è un contenitore di ispirazioni prese in giro per il mondo, è la mia passione e ho scelto Civitanova perché secondo me è una delle cittadine più ricettive che abbiamo nel Maceratese. La clientela come ha recepito questa proposta di oggettistica molto particolare? All'apertura e durante le festività natalizie come sono andate le vendite? È andata molto bene, direi, sono molto soddisfatta e la clientela è stata molto, molto curiosa, c'è stato molto interesse e ecco, soprattutto sono felice che il gusto, la selezione siano molto piaciuti. Qual è stato l'oggetto che è andato per la maggiore? Oh, è molto difficile dirlo perché diciamo che tutto il tema Frida Kahlo è stato molto ben recepito e dato che negli ultimi anni Frida Kahlo ha avuto un successo grazie anche ai film, alle mostre, è stato un tema molto accolto dalla clientela. Che Natale è stato per il commercio civitanovese e com'è andato l'avvio dei saldi? L'avvio dei saldi sembra abbastanza bene da quello che mi dicono gli altri commercianti qui del corso, favoriti sicuramente dal tempo bello, da una bella giornata, ieri anche movimento in piazza, la Befana, insomma, ecco, quindi cose tradizionali, quindi sembra abbastanza bene, adesso vediamo un po' nel prosieguo. Stamattina, come dicevamo, una giornata abbastanza tranquilla, primo giorno di scuola, insomma, quindi il movimento ce n'è poco, però insomma presumo che se il buongiorno si è al mattino sembra che l'avvio sia stato buono. Per quanto riguarda il Natale, un Natale diciamo così discreto, sicuramente delle iniziative graziose e anche coinvolgenti per quanto riguarda il pubblico. Siamo stati favoriti da un clima buono, belle giornate, per cui gente in giro ce n'è stata abbastanza. Poi, chiaro, insomma, la crisi economica, quella c'è, non ce la possiamo dimenticare. Però, insomma, tutto sommato, credo che le attività abbiano tenuto abbastanza.